e con la professoressa Agnese Dell'Acqua. Questa sera la giornata di presentazione di questo libro di Alza Volante, La Storia, e ricordiamo nell'ambito della 22esima edizione del premio Energia. Perché la scelta di Alza Volante, La Storia? Ricordo quello che ho detto in apertura del nostro momento di condivisione. Quando mi è stato richiesto di raccontare un libro, quindi di scegliere liberamente un libro da raccontare per il piacere di farlo, mi sono venuti in mente molti titoli, però ce n'era uno che ritornava insistentemente. E la spiegazione che mi sono data è proprio la sua purtroppo tragica urgenza, la sua verità nei confronti di quello che viviamo quotidianamente. Perché come la stessa Morante desiderava che fosse, il romanzo non è stato scritto per l'intento di raccontare la Seconda Guerra Mondiale, ma la Seconda Guerra Mondiale non è altro che un esempio a lei presente per la sua esperienza personale dell'offesa che la storia reca di lui. In un passato lontanissimo, come nel presente più vicino a noi, secondo la Morante c'è una potenza schiacciante della storia con la S maiuscola nei confronti delle storie di ognuno di noi. Quindi nella vicenda umanissima, quasi di un mediocre eroismo di Ida, io ho letto la vicenda di molte donne che ci passano a fianco e che vivono un eroismo di cui noi italiani, lo dico proprio apertamente, non abbiamo cognizione. È il destino delle donne rifugiate che prendono questi figli, scappano da orrori che non sanno neanche bene raccontare con le loro parole stentate in italiano, che imparano a raccontare quando la pace scende un attimo nei loro cuori e quello che loro hanno vissuto è veramente un ricordo. E quindi è veramente questa serata, lo ripeto, anche per questo momento è dedicato alle Fatuma, alle Kenz, alle Rose, alle ragazze che quotidianamente stanno a fianco a noi, ai bambini che piano piano danno la mano ai nostri bambini italiani che dobbiamo accogliere con la maggiore vitalità e gioia ed energia che possiamo dare. E quindi questa è l'attualità? Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi permetto di dire che rispetto a tanti libri che leggiamo, l'urgenza del fatto in Elsa Morante supera ogni descrizione psicologica, quindi la sua attualità sta proprio in questo, nel non disperdersi nel superfluo, come si vede in tanti romanzi contemporanei che ci sciolinano davanti queste pagine di flussi di coscienza quasi esasperanti, invece qui il fatto è talmente nudo e crudo che è purtroppo eterno. Quindi per dire alle nuove generazioni che cosa? Per dire alle nuove generazioni che, come dice la Morante proprio le sue parole, è la storia di un'ingiustizia a cui dobbiamo opporci in qualche modo, che non dobbiamo subire, pur considerandone la portata che sfugge alla nostra semplice storia, insieme è una denuncia che possiamo fare. Grazie.